Hi guys, come va? Benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale. Io sono Luca, questo è Riff Lab. E oggi volevo vedere con voi il polmone, il cuore. Il polmone, il cuore e il rene del mio acquario marino. Reputo appunto che questo strumento sia quello che appunto fa mantenere in maniera viva il mio acquario marino, come credo anche molti altri reputino questo oggetto importante, ovvero sto parlando dello skimmer. Ok, per chi non sapesse cosa fosse uno skimmer, praticamente ve lo faccio vedere qui, che ce l'abbiamo qui sotto lo skimmer. Non pensate alla sampa, sta un po' sporca, la devo pulire. Ok, allora lo skimmer, questo oggettino qui. Ok, non so se lo riuscite a vedere, lì c'è la pompa, ok. Come vedete è composto da una camera di reazione, che sarebbe appunto questa qui, dove come vedete si sviluppano delle microbolle, ok, fino ad arrivare ad una coppa di raccolta dei componenti appunto che non ci interessano, che è qui, ok. Non so se vedete lì la spuma che spinge verso l'alto, ok. Adesso più o meno non so se avete chiaro quello che è uno skimmer, ma continuiamo un po' con, diciamo, la spiegazione tra virgolette di quello che è uno skimmer. Come vedete, al di sotto dello skimmer c'è una pompa, ok. Questa pompa ha un'entrata d'acqua, ok, ha un'entrata d'acqua che dove appunto aspira l'acqua all'interno della sampo, all'interno dell'acquario, comunque acqua che è in circolo nel nostro sistema, aspira l'acqua e mentre aspira l'acqua aspira anche aria. Come vedete qui c'è un tubicino, ok, questo qui, che ci aiuta ad immettere aria in questa camera di reazione, perché la pompa mentre aspira acqua aspira anche aria, ok, attraverso questo silenziatore. E la pompa che abbiamo qui sotto ha una girante composta da degli aghi, ok, di plastica, ovviamente degli aghi di plastica, che ruotando velocemente e rapidamente rompe, diciamo, quest'area che entra nella pompa, e quest'acqua che entra nella pompa, in maniera da creare delle bolle molto molto fini, ok. Come vedete qui nella camera di reazione le bolle sono abbastanza fini, ovviamente ci sono skimmer che fanno delle bolle ancora più fini, ok, di queste. Non so se mi ascoltate bene, spero di sì, c'è un po' di carico nella sampa, però appunto come vedete, diciamo, crea queste bolle, e queste bolle man mano salgono in superficie in tutta la camera di reazione che c'è all'interno, diciamo, dello skimmer, e arrivano nella coppa dove poi appunto esportiamo i nostri nutrienti. Adesso, come fa lo skimmer ad esportare i nutrienti? Cioè, perché con la spumazione, con lo schimmato, diciamo, lo schimmato no, è quel liquido che esce, perché con la schiumazione, con la spumazione esportiamo i nutrienti. Come vedete nello skimmer ci sono delle bolle abbastanza grandi, ok, le vedete? Sono più grandi rispetto a quelle che ci sono qui. Perché? Perché con l'accumulo di bolle all'interno di questa camera di reazione, più o meno a questa altezza qui, ok, a questa altezza qui, si creano delle bolle più grandi. Quindi quando si creano delle bolle più grandi, quello che generano queste bolle è elettricità statica, ok? Creando elettricità statica sono degli ottimi magneti per i componenti organici e inorganici che abbiamo all'interno dell'acquario marino e che noi vogliamo esportare. Non vi sto a spiegare il processo chimico, però calcolate che appunto è un magnete e ci aiuta ad esportare i nutrienti. Più abbiamo bolle fini all'interno del nostro acquario marino, più facciamo salire, diciamo,
i componenti organici e inorganici nel nostro skimmer, ok, li portiamo in superficie e poi attraverso queste bolle un po' più grandi riusciamo ad esportare nella coppa di esportazione tutto il liquido che non ci interessa, ok, tutto quello che non ci interessa nel nostro acquario marino. E semplicemente è questo, ok, in maniera rapida, pratica e veloce, ok, uno skimmer. Quello che ci interessa sapere appunto qual è il livello, diciamo, di spumazione adeguato per il nostro acquario marino, ok? E gli skimmer lavorano, dipendendo dalla casa produttrice, in maniera differente. O meglio, mi spiego, ha un livello d'acqua differente. Per esempio, questo skimmer qui lavora, il Bubble Magus G5, dai 22 a 25 cm di acqua, quindi noi in sump dobbiamo avere minimo 22-25 cm di acqua per far sì che lo skimmer funzioni in maniera ottimale, ok? Per esempio, se io avessi adesso qui 30 cm di acqua, lo skimmer funzionerebbe lo stesso, ma non funzionerebbe in maniera ottimale, ok? Perché ha bisogno di un livello minimo dove poi appunto si sviluppano le bolle, ok? E vengono poi esportate in superficie. Se mettessimo questo skimmer più dentro l'acqua di 30 cm, praticamente non so se vedete, ma la spumazione vera e propria si... difficile perché ce l'ho tutto sporco. Si crea proprio a partire dal livello d'acqua, diciamo, della sump. Vediamo dove lo faccio vedere da dentro. Fa un casino, lo organizza meglio quando devo farsi video. E ok, vedete, praticamente dove inizia il livello d'acqua, o meglio dove termina il livello d'acqua, inizia la spumazione vera e propria dello skimmer nella camera di reazione, ok? Quindi a partire da quel livello lo skimmer sta lavorando, sta generando bolle, ok, che vengono portate in superficie e appunto lavora in maniera ottima. Se io avessi questo livello più alto, praticamente qui, calcolando 5 cm in più, ok, 30 cm, lo skimmer lavorerebbe solo in questa fascia e non sta lavorando bene, perché appunto non dà il tempo alle bolle, a queste micro bolle, di acchiappare, di attrarre tutti i componenti organici o inorganici che abbiamo all'interno del nostro acquario marino e esportarli, ok? Semplicemente questo. Ovviamente, come ho detto, ci sono skimmer che lavorano a livelli diversi, ok? E noi dobbiamo scegliere quello che fa più al caso nostro, ok? Quello che ha il livello più adeguato al nostro. Però, nel caso noi avessimo, per esempio, uno skimmer, no? Che lavora... Noi abbiamo un livello d'acqua di 30 cm, abbiamo uno skimmer che lavora a 25 cm. Quello che possiamo fare è di inserire sotto allo skimmer una pedana, qualsiasi cosa, che potete mettere, ovviamente che sia un materiale reef safe o come lo volete chiamare, comunque atossico, in modo da metterlo sotto lo skimmer, alzare di quei 5 cm che ci interessano a noi lo skimmer e far lavorare in maniera ottima e sistemata lo skimmer, ok? Adesso il punto di schiumazione, il punto di regolazione, la tarazione, la taratura, come la volete chiamare, il punto fondamentale in cui lavora in maniera ottima lo skimmer è riuscire ad avere una cosa densa e marroncina di questo genere, ok? Come si ottiene questo? Vediamo un attimo, lo dovrei pulire per farvelo vedere in maniera ottima, ma come vedete, questo, così lavora il mio skimmer, vedete che non fuoriesce la schiuma dalla camera di reazione, resta sempre lì. Perché? Adesso ve lo spiego pure. Come vedete, nella camera lì si effettua, diciamo, questa filtrazione. Come vedete qui, le bolle sono leggermente più grandi di quelle che abbiamo sotto, perché appunto, come vi ho detto io, vanno in espansione, ok? Quindi espandendosi creano, diciamo, una forte corrente statica e vengono appunto attratti tutti quei componenti appunto che vogliamo espellere dall'acquario, ok? Adesso il funzionamento o la taratura dello skimmer dipende un po' da quello che vogliamo, ok?
possiamo avere una spumazione più bagnata, una spumazione un po' più secca, dipende da quello che vogliamo appunto esportare nell'acquario marino. Nei termini, una spumazione bagnata significa che appunto vogliamo, diciamo, questo colore qui non lo raggiungeremo mai, sarà un colore molto più chiaro, ok, rispetto a quello che ho qui io in acquario e serve nello skimmer, e serve, diciamo, per cercare tra virgolette di esportare quanti più nutrienti in maniera rapida all'interno del nostro acquario marino. Però questo non significa che sia una maniera effettiva ed efficace per eliminare i nutrienti in acquario marino. In questa maniera li eliminiamo solo, diciamo, fra virgolette, più rapidamente, lasciamo, diciamo, l'acquario con più nutrienti all'interno del sistema, perché appunto cerchiamo di esportare solo in quantità ma non in qualità, ok? Mentre con una sfumazione più secca, più o meno quella che ho io, a me, diciamo, è moderata fra bagnata e secca, diciamo che siamo quasi a metà, cerchiamo di esportare dal sistema in maniera più efficace, ok, più lenta anche, i nutrienti che ci sono all'interno del nostro acquario marino. Questo che significa che sì, restano in circolo all'interno dell'acquario i nutrienti, ma quando arrivano nella camera di reazione vengono esportati tutti, ok, i componenti organici che non ci interessano tenere all'interno dell'acquario marino. Per questo è importante la taratura dello skimmer. Adesso, la taratura dello skimmer può essere fatta, io in questo caso la faccio con questa valvola qui, ok, che è una valvola che non fa altro che inibire o lasciar passare acqua, ok, attraverso questi ingranaggi che vedete lì sotto, acqua all'interno della camera di reazione. Quindi attraverso questa regolo la diciamo fuoriuscita o l'entrata di acqua, ok, all'interno dell'acquario. E ora vi faccio vedere, aumentando quel livello, questa qua un attimo la togliamo, così ve lo faccio vedere proprio, toccando questa valvola qui, ok? Vedete come si muove? Adesso dovrò ritarare il mio skimmer, come vedete la sto aprendo leggermente e entra più acqua nel sistema, e come vedete adesso sta, diciamo, uscendo molta più schiuma, però di conseguenza sta uscendo anche, ok, molta più acqua. Quindi quello che facciamo è avere una spumazione più bagnata del sistema. Man mano che invece la chiudiamo, inibiamo il passaggio dell'acqua, come vedete rientra la schiuma, e diciamo questa è l'altezza che voglio io all'interno del mio acquario marino, e che faccia questo lavoro il mio skimmer, per avere appunto un livello di spumazione che a me, diciamo, interessa. Se la chiudiamo ancora di più, come vedete il livello si abbassa sempre di più. Come vedete, adesso vi faccio vedere una cosa. Come vedete adesso si è abbassato molto di più il livello, ok, perché abbiamo chiuso quasi interamente questa valvola che fa passare l'acqua. E tutta questa parte qui, la parte principale del cono, la parte superiore del cono, e a noi ci interessa non pulirla quasi mai o mai. Come vedete, non so da qui se riuscite a vedere, vediamo se lo riesco a prendere col dito, si crea un film batterico, ok, che è quello che poi ci aiuta con la schiumazione, ok, dello skimmer, ok. Si crea questo film batterico e questo ci aiuta tantissimo con la spumazione, perché appunto crea, diciamo, una parte più lubrificata all'interno del nostro skimmer, ma al contempo riesce a trattenere una grande quantità di nutrienti. Quando arrivano le bolle, queste bolle, vedete come si fanno più grandi, comunque le bolle quando arrivano in superficie si fanno molto più grandi rispetto a quelle che sono fini sotto, perché appunto già tendono a diciamo espandersi, e quando arrivano, diciamo, in quella parte si crea una reazione forte e automaticamente in superficie ci esporta tutto quello che vedete poi nella coppa, ok. E raga, spero che vi sia stato chiaro. Intanto lo regolo di nuovo, perché sennò qua dopo devo fare un casino, vediamo se lo riesco a regolare bene. Ovviamente questo è uno skimmer molto basic, oramai gli skimmer escono anche con pompe a controllo appunto elettrico, elettronico, tramite dei controllatori, e attraverso questo
appunto possiamo noi regolare sia l'intensità di acqua che immettiamo all'interno del sistema, sia l'intensità di aria che mettiamo all'interno del sistema. Ma appunto quello che ci interessa di più è sapere, diciamo, come funziona questo skimmer e qual è il punto dolce, quello che anche viene chiamato il punto dolce dello skimmer. Ok, credo che lo lascerò così, mi sembra che vada abbastanza bene, e rimetto la coppa e nada más, gente, spero che vi sia stato utile questo video, più o meno che per capire un po' in generale cos'è lo skimmer, come funziona e come, diciamo, tararlo, fra virgolette. E nada más, gente, spero vi sia stato utile e come sempre dico, ci vediamo al prossimo video. Wow.